GF VIP 6, per Natali Caldonazzo continua la bufera. Vortice di pieno sconforto per la Geffina a poche settimane dal grande finale che decreterà il nome del vincitore della sesta edizione del reality show più seguito d'Italia. E come se non bastasse, i riflettori non possono che restare accesi sul suo nome alla luce della lettera ricevuta dopo aver parlato di Andrea Ippoliti come un narcisista patologico. L'attuale moglie di Andrea Ippoliti, Daniela Pandini, ha pensato di indirizzare una lettera a Natali per esprimere il proprio punto di vista. A rendere noto il contenuto della lettera ci ha pensato il settimanale Di Più, in cui la accusa di averle sottratto il marito. Hai criticato Soleil per aver sedotto Alex, ma tu non ti sei fermata e hai sedotto Andrea, anche se lui era sposato con me. Da lì in poi mio marito ha iniziato ad avere strani comportamenti, mandava spesso dei messaggi di nascosto, lo sentivo distante, fino a che uno dei miei figli ha visto per caso un messaggio sul suo cellulare, con scritto "Ti amo", firmato da Natali. Ti definisci paladina delle donne, quando invece ti sei intromessa in un matrimonio con tre figli. Andrea ha le sue colpe, ma tu non hai fatto niente per evitarlo e dovresti scusarti con me. Ora non nominare mai più nessuno della nostra famiglia. Perché il male che abbiamo ricevuto da te ci basta e avanza. Lo hai etichettato come un narcisista patologico, non pensando che a casa c'erano i suoi figli che guardavano la televisione. Noi abbiamo avviato le pratiche per la separazione, ma siamo sempre una famiglia e lui ha cercato di correggere gli errori fatti, soprattutto con i figli.